Romina sconvolta scappa e scompare. Ecco cosa ha visto di Albano. Loredana vittoriosa, fan in ansia. Cos'è successo? I fan di Albano e Romina Power continuano a seguire appassionati le vicende della coppia. Tra le più amate d'Italia che da qualche tempo vive un triangolo amoroso con l'ex compagna del cantante pugliese, Loredana Leciso. Nella lotta tra le due donne che si contendono ancora l'amore del Carrisi, la Leciso ha fatto un passo avanti e Romina uno indietro con rammarico dei fan di quest'ultima che vorrebbero invece un ritorno di fiamma con la moglie. Loredana Leciso e Albano oggi. Alcune invece infatti dicono che Albano e Loredana siano tornati insieme, ma al momento non vi è alcuna conferma del gossip, tranne per il fatto che la Leciso continua a postare frasi e dediche dolci nei confronti di Albano e a lanciare frecciatine anche alla sua rivale Romina. L'ex soubrette di Striscia la Notizia infatti, in una recente intervista a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, ha detto che lei e il cantante ora sono molto più uniti a dispetto della crisi degli anni passati. Albano, dedica d'amore per Loredana Leciso. Ma è di queste ore un video della Leciso in cui Albano dedica una canzone d'amore a lei e alla figlia Jasmine. Si tratta di un filmato che ritrae Albano Carrisi ospite di un programma presentato da Sabrina Ferilli, in occasione della quale il cantante ha intonato una canzone con una dedica d'amore molto speciale, composta dallo stesso Albano in occasione della nascita della figlia Jasmine. Si tratta di una canzone che Albano Carrisi ha scritto per la ragazza nel momento in cui è venuta al mondo, cosa che ha fatto per tutti i suoi figli, esprimendo così un senso di gratitudine alla vita e alle donne che gli hanno permesso di diventare padre. Perché tra tutte il cantante ha scelto di portare proprio questa? Un messaggio alla Leciso? Così sembra averla presa Loredana, come una dedica segreta fatta proprio a lei. Albano, parlando della prima figlia avuta con la compagna, Jasmine ha che dichiarato: ha un carattere forte, indipendente, timida e di una dolcezza unica. Non lo dico perché è figlia mia, ma Jasmine è bella e soprattutto brava. È alta quasi quanto me e ha ereditato femminilità e bellezza dalla madre. Loredana, ora sono consapevole. Il trascorrere degli anni ha fatto cambiare anche i punti di vista di Loredana Leciso che, da donna più matura, preferisce dedicarsi anima e corpo alla sua famiglia. Sono consapevole che ho tre figli, tante responsabilità, impegni con loro, con il lavoro, con me stessa, ha dichiarato a Il Giornale. Vivo con più consapevolezza, sono in una fase della vita dove sogno di meno ma sono più pratica, più pragmatica. Ho acquisito la forza della serenità, una cosa che da giovane non puoi possedere. Prima c'erano le salite pazzesche e le discese tremende, ora no. Romina è scomparsa dai social. Intanto l'ex moglie di Albano continua a non postare nulla sui social. Sono ormai settimane che la Power non scrive più, lei che aveva abituato tutti i suoi seguaci a continui post sia su Instagram che su Facebook, e questo ha destato preoccupazione in tutti i suoi fan. Che sia vero quindi un possibile ritorno di fiamma tra Loredana e Albano e ciò abbia spinto Romina ad abbandonare il capo? Fatto sta che l'ultimo post scritto da Romina con la foto di un biglietto aereo è alquanto criptico. Dovrai partire lasciando tutto indietro, allora non essere attaccato a nulla. Destinazione. Vite future. Biglietto di sola andata. Per quale motivo ha scritto questa frase? Una citazione che ha lasciato sgomenti tutti i fan della coppia più discussa di sempre. 2. Nina Morik e Fabrizio Corona insieme a scuola dal figlio Carlos. Fabrizio Corona e Nina Morik si riavvicinano per i colloqui con i genitori nella scuola del figlio, i due sono apparsi cordiali e sereni.
Non si spengono i riflettori intorno a Nina Morik, che dopo gli innumerevoli interventi a proposito della scomparsa di Luigi Favoloso cerca di tornare alla normalità. Lo fa accanto all'ex padre di suo figlio, Fabrizio Corona. Paparazzati dal settimanale di Vai Donna. I due si stavano recando insieme alla scuola dell'ormai 17enne figlio Carlos, in occasione dei periodici colloqui tra professori e genitori. Analizzando le immagini pubblicate dalla rivista, si possono notare alcuni dettagli. Nina Morik veste di bianco e si fa schermo con gli occhiali da sole. Cosa che fa anche Fabrizio Corona, che indossa un completo elegante. Cambia il look dei capelli, portati lunghi e scarmigliati. Fabrizio sta scontando il resto della sua pena presso un istituto specializzato a Monza, nel quale affronta i suoi problemi psichiatrici. I due sembrano mantenere tra di loro un atteggiamento del tutto normale e per nulla ostile. Nina Morik e l'ex si concentrano sul figlio. Corona è uscito dal carcere lo scorso 7 dicembre, e nel suo percorso di cura ha scelto di essere più presente per il figlio. Ormai in adolescenza avanzata, è riavvicinarsi per lui anche all'ex Nina. I buoni propositi passano anche per i social network, attraverso i quali Fabrizio dedica molti pensieri al figlio. Ma questo è il desiderio primario anche di Nina, la quale afferma: arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli. L'addio definitivo di Nina Morik a Luigi Favoloso. La Morik ha definitivamente lasciato Favoloso, tornando single, anche dopo aver scoperto che lui effettivamente l'ha tradita. Attraverso screenshot e informazioni dalla donna coinvolta nell'affair, l'imprenditore scomparso da quasi un mese ha fatto e fa tuttora molto parlare di sé nelle trasmissioni di Barbara D'Urso, con accuse anche molto pesanti. In merito, pare che l'ex re dei paparazzi sia pronto a tutto per difendere la propria famiglia da qualsiasi ulteriore forma di violenza. L'ex di Nina Morik paparazzato in Svizzera. Nel frattempo si hanno nuove notizie su Luigi Favoloso. Paparazzato apparentemente in buona salute in Svizzera. Si dice che sarà presto ospite da Barbara D'Urso per spiegare quale sia il motivo gravissimo che lo ha portato a fuggire dall'Italia e sparire dai radar per qualche tempo. Sembra tuttavia che l'uomo sia rimasto anche spesso in contatto con Veronica Satti, il che spiegherebbe alcune sue affermazioni a proposito del numero di telefono di Luigi. E le prove arrivano da un'immagine che l'ex Gelfina ha postato nelle proprie storie su Instagram, uno screenshot di una videochiamata con lui. 3. GF VIP, Rita Rusic si sarebbe concessa un momento di intimità nella casa. Stando alle maliziose supposizioni di Dagospia, la croata in piena notte si sarebbe lasciata andare ad un momento di intimità nella capsula room. La puntata di lunedì del Grande Fratello VIP si è conclusa lasciando non pochi strascichi. Il momento più sentito della serata è stato sicuramente l'ingresso in casa di Valeria Marini, che ha avuto un confronto scontro con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Ma ciò che sta facendo discutere in queste ore è la notizia riportata da Dagospia, che annuncerebbe di una Rusic particolarmente frizzantina due notti fa, quando intorno alle 3, mentre era nella capsula room, si sarebbe lasciata andare ad un momento di intimità solitaria lontano da occhi indiscreti. Peccato però che le telecamere fossero accese e l'inquadratura proprio su di lei. Così il gesto si è visto fino a quando la regia, resasi conto di quanto stava accadendo, non ha staccato l'inquadratura. La capsula room è una parte della casa dove gli inquilini possono andare per ritagliarsi qualche momento lontano dal caos degli altri. Rita Rusic è una donna molto passionale e già diverse volte aveva intrapreso nella casa dei discorsi
sui rapporti sentimentali e intimi senza mai tirarsi indietro dal commentare o esprimere la propria opinione. Come quella volta in cui ha confessato la sua tristezza per la non presenza in casa di uomini interessanti. GF VIP, scontro Rusic-Marini. Ritornando al faccia a faccia tra la Rusic e Valeria Marini andato di scena nel corso della puntata di lunedì sera, sono volate parole forti. Che tra le due non corresse buon sangue era risaputo. Rita Rusic ha sempre accusato la Marini di essere una sfasciafamiglie perché si avvicinò a Vittorio Cecchi Gori quando erano ancora sposati. Valeria Marini, dal canto suo, si è difesa precisando di aver conosciuto Vittorio quando loro due si erano già lasciati e il regista stava attraversando un momento di difficoltà in cui le è stato molto vicino. I toni poi si sono iniziati ad alzare fino a quando la Rusic non ha chiesto aiuto ad Alfonso Signorini pregandolo di far finire la sceneggiata. La Marini ha insistito pretendendo delle scuse dalla croata che però non sono arrivate, anzi l'ha salutata con una battuta al vetriolo: Alfonso, mandamela qui una settimana così la metto un po' a dieta. GF VIP, eliminato Pasquale, Ivan e Carlotta al televoto. Il televoto ha sancito che Pasquale la Ricchia deve abbandonare la casa. È caduto così dopo Sergio Volpini, un altro protagonista della brutta vicenda delle frasi sessiste di Salvo Veneziano. Questa settimana non ci sono state nomination, ma chi è andato al televoto è stato deciso da uno strano gioco a coppie che ha sancito Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana come i due VIP che si sfideranno. La prossima puntata andrà in onda venerdì 24 gennaio su Canale 5.